Ancora senza risposte dopo l'ennesima richiesta di incontro tecnico inviata via PEC, il management del Sant'Anna Hospital bussa alla porta dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro nel giorno dedicato alla ricezione del pubblico, ma sia nella direzione generale che nella sede di Lamezia Terme nessuno sembra disponibile a ricevere i rappresentanti della clinica cardiochirurgica che si sono anche rivolti alle forze dell'ordine. Questo incontro ha la finalità di, per così dire, rispondere a due quesiti importanti: il pagamento dei crediti certi che noi avanziamo e che non sono stati ottemperati, e l'altro aspetto importante è la firma del contratto 2021. Abbiamo portato la nostra griglia delle prestazioni, non abbiamo avuto nessuna interlocuzione, nessun riferimento, c'è stata una delibera in cui vengono attribuiti 26 milioni, ma non sappiamo né tipologia né qualità delle prestazioni che devono essere acquistate. Il management contesta all'ASPA anche la mancata iscrizione nella voce corretta del bilancio di un credito di 6 milioni vantato dalla clinica, un errore che ha portato alla bocciatura del documento contabile da parte del commissario alla sanità Guido Longo. Ieri, tra l'altro, abbiamo appreso di un'illegittimità sul bilancio 2019 licenziato dalla Commissione straordinaria dell'ASPA, bilancio nel quale è stato occultato un debito nei confronti del Sant'Anna, un debito di 6.433.000 a seguito di una sentenza passata in giudicato che anziché essere esposto tra i debiti liquidi certi ed esigibili è stato inserito tra i fondi rischi come se ci fosse ancora un contenzioso aperto. Questo solo ed esclusivamente con l'unica motivazione che è quella di non procedere al pagamento delle somme che invece ci spettano e che il Collegio Sindacale dell'ASPA ha chiaramente scritto all'ASP dicendo che devono provvedere al pagamento di queste somme.